Salve a tutti ragazzi, eccoci qui oggi con un nuovo video. Per l'esattezza ragazzi, questo è l'ultimissimo video di questa serie con Gigante vs Zombie. Allora, l'ultima cosa che ci rimane da vedere è il giardino Zen, anche perché il resto è tutto completato. Avventura, fatta due volte come qui c'è scritto, due volte. Minigiochi completati, rompicapi anche e sopravvivenza anche. E poi il negozio tutto acquistato, quindi siamo a posto. Passiamo al giardino Zen. Allora, in che consiste questo giardino? Qui possiamo mettere le nostre piante, che queste sono tutte calendule, e ne potete comprare 3 al giorno, e quindi le ho comprate tutte calendule. E potreste avere piante speciali, ad esempio, non so, lo schiacciazombie o roba del genere, quindi qualsiasi pianta esiste che ve la dà il gioco man mano che giocate, oppure ve le vendete e vi danno molti soldi. Ad esempio, ogni pianta di quella che vendete sono 12.000 euro e ogni calendula sta a 3.000, quindi una pianta di quelle equivale a 3 di queste, quindi è conveniente fare in questo modo. Poi sono tutte belle colorate, quindi anche stuzzoso. Qui abbiamo l'innaffiatoio, che all'inizio potete innaffiare una pianta sola, con questo è potenziato, ne fate 4 alla volta. Il concime, per farle crescere, hanno 3 stati di evoluzione. Questo e questo lo vedremo tra un po'. La cioccolata serve a darla alla lumachina, perché vedete come va lenta, specialmente la lumachina raccoglie i soldi, anche perché le calendule danno soldi. Quindi vedete come va lenta, dando una cioccolata va molto più veloce. Ok, il guanto serve per spostare le piante, questo per venderle e questo per trasportare una pianta da un giardino da una zona all'altra. Allora, completiamo questa parte. Ragazzi, nel frattempo vi dico che questo video l'avevo già provato a fare, ma ho avuto problemi con il computer e quindi ho perso il file. E quindi c'è una cosa che avrei voluto fare e non posso più fare, ma tutto risolto, perché lo farò vedere subito. Quindi un attimo. Ok, allora, come vedete, dobbiamo solo ok, allora, alcuni richiedono questo coso qui che fa musica, e altri il coso qui antinfetto, non so che cazzo sia, e comunque ogni volta che fate vi da 50, questi valgono 50 e questi valgono 10, quindi quelli d'oro 50, gli argento 10, e insomma questo è un metodo per fare soldi. Ma il metodo serio è una volta che abbiamo finito di fare tutti questi cazzoni. Quindi un attimo, un po' di pazienza. Ok, di solito cercano tutti questa merda verde che costa un casino al negozio, ma va bene, oggi mi stanno facendo sculare. Allora, 2, 4, 2, 4, 6, una 7. Negozio, eccoli qui. Blocco da 5, quindi ne compriamo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non so nemmeno contare perché c'era l'8. Vabbè. Ok ragazzi, adesso, come vedete, una volta finito tutto questo bordello, questa rottura di palle, la lumachina con la cioccolata sarà alla bellezza di 1 ora e mezza, 2 a camminare e raccogliere soldi. Quindi voi,
Semplicemente spostate la manina al di fuori del gioco, cliccando sul vostro desktop, il gioco rimarrà in stand-by, però la lumachina continuerà a prendere soldi. Voi potete fare ciò che cazzo vi pare, andare su internet, andare su YouTube, dove vi pare, e nel frattempo quindi fare soldi qui. Ogni cioccolata equivale a bene o male un 15, quasi 20.000. Dopo faccio tutto questo bordello perché, come vedete, ci spawnano un sacco di queste monete d'oro appena innaffiamo e concimiamo tutto all'inizio. Poi man mano spawnano, diciamo, mediamente solo questi qua di argento che valgono 10. Poi, se voi passate ad esempio avanti e tornate, la macchina comunque continua a correre, vabbè, anche se i soldi scompaiono, quelli che erano al momento lì. Poi, habitat, se ne acquistano sempre al negozio, sono due, questo e l'acquario, questo è quello dei funghi. Ho conservato due funghi per farvi vedere, questi sono gli slot, i due funghi, come vedete, questi sono quelli che, le piante che utilizzate, diciamo, nel gioco, quindi avreste potuto, avevo anch'io delle piante che andavano qui, però le ho vendute, e queste qua infatti mi danno la bellezza di 10.000 per ogni di questa cagata, e questo qua anche, ok? Quindi potrei benissimo venderle, ma visto che il gioco l'ho completato, me li posso anche tenere. Acquario, non mi è uscito un cacchio di pianta acquatica, ma comunque vanno messe un po' a caso, cioè si distribuiscono per l'acquario, comunque sono un po' delle cavolate. Comunque le piante le spostiamo tramite la carriola tra questi habitat. Ultima cosa, ma non meno importante, l'albero della saggezza. Io ragazzi avevo iniziato il video e questo albero, allora, qui c'è del concime, già lo spiegai, e si acquista al negozio 250. Ok, questo albero nei primi 50 metri spara un casino di minchiate, veramente un casino di minchiate, cose del genere. Spesso la domanda è dove posso trovare un po' di cioccolata, sarebbe meglio chiedere dove non posso trovare della cioccolata. Cioè, certe stronzate, ragazzi, che non si possono sentire. Però io avrei voluto pariare e quindi farvele sentire, ma il video è andato a puttana e quindi niente fracassamento di balloons. L'unica cosa che veramente fica è che nei primi 50 metri questo albero vi dà due codici che servono a modificare i vostri zombie. A 100 metri vi dà il terzo codice e poi ragazzi ci sono altri due codici, perché in tutto sono 5 codici su questo cazzo di gioco, che non sono riuscito a capire a che metri deve arrivare questo santissimo albero per darceli. Io l'ho fatto arrivare fino a 350, poi fatevi il conto, ogni 5 di questi, no, cioè ogni sacchetto costa 2.500, pensate quanti cazzo di soldi ho dovuto fare per arrivare a 350 e non mi hanno dato gli altri due codici, cioè vi rendete conto che è il gioco del cazzo. Comunque, l'albero della saggezza, tutto il blocco dà alcune informazioni fiche, oltre ai codici, ad esempio questa. Se cliccate su questi fiori, questi qui, se ne vengono. Ok, ad esempio questa cacata qua. Però è una cosa sfiziosa che tramite l'albero della saggezza abbiamo scoperto. Poi andiamo a vedere un poco i codici. Allora, mettiamo, non so, sopravvivenza. No, va bene. Mettiamo livello a cazzo, ma non so nemmeno, servirebbero i trattori anche, cosa che qui non trovo, e quindi dove possiamo, vabbè, dopo lo facciamo nel gioco normale. Allora andiamo qui, continua scrivendo future, non so l'inglese, future. Allora i zombie diventano un po' più futuristici e ci escono questi occhiali, come potete vedere. Poi scrivendo mustache escono anche i baffi, mustache, quindi
e poi cadono, vabbè, una cosa schizzita. Poi scrivendo dai CS, quando gli zombie schiattano, aspettate, dovrebbero lasciare dei fiori sul terreno. Comunque ragazzi, i codici ve li metto in descrizione, ecco qui, lasciano dei fiori, eccoli qua, fino a riempire l'intero campo di fiori. Adesso l'unica cosa è che ci sono altri 3 codici, perché no, in tutto ci sono 6 codici, scusate, 6 codici, e uno è pinata, che quando gli zombie muoiono cacciano caramelle, ma non sono riuscito ad ottenerla, e dance, che gli zombie insomma ballano. Questi 2 codici non li ho ottenuti. Poi c'è l'ultimo codice che ho ottenuto, che adesso usciamo così ve lo faccio vedere. Però credo che devo andare sull'avventura, perché modifica i nostri diciamo trattori, quello che erano. Qua il gioco l'avevo finito, quindi dobbiamo ricominciare. Ok, adesso sono così. Scrivendo Cricke Dout, si modificano e sono così. Aspettiamo che spona qualche zombie del cacchio. Poi vabbè ragazzi, naturalmente se volete levare basta tipo riscrivere la parola, quindi future, ecco qua, se ne sono andati, oppure se ne vanno infatti, oppure li mettiamo. Ok, dai, veloce a scappare. Sarai l'ultimo zombie che faccio morire. Ecco qui. Quindi, come avete visto, queste sono alcune cose sfiziose che otteniamo grazie all'albero della saggezza. Ragazzi, io ve l'ho detto, io sono... la mia pazienza è arrivata fino a farlo arrivare a 350 metri, più di questo veramente non me ne è tenuto. Potrei anche farlo, dovrei solo spammare cioccolata a questa cosa, lasciare il gioco così e farlo arrivare anche a 1000 metri, ma non ho un interesse vero e proprio a fare questa cosa. Se siete curiosi di sapere gli altri due codici cosa fanno, su YouTube comunque credo che molta gente li avrà messi e quindi li potrete vedere. Quindi ragazzi, con piante contro zombie abbiamo finito tutto, veramente tutto, e il gioco è completo. Quindi ragazzi, come ultimo episodio non è andato male, io come al solito vi ringrazio e mi raccomando, iscrivetevi, commentate e se vi va lasciate un mi piace.